grandissimo applauso proprio a loro, ad Alessia Marcuzzi, a Corona e ad Amadeus. Grazie. Bravi. Per avere condotto fino a questo momento brillantissimamente in porto la grande avventura di Festival Bar 96, iniziata a maggio a San Marino, poi siamo stati a Fermo, poi siamo andati a Pola, in Croazia, all'Arena di Pola, ce la ricordiamo tutti, Lignano, con Lignano Sabbiadoro, dove Festival Bar va sempre in vacanza, e finalmente qui in Piazza del Plebiscito a Napoli. Ah, avete già parlato di zona medaglie. Sì, abbiamo detto zona medaglie. Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta, dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate, vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, a uno solo, e sono gli Articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitori stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia, vi premia Alessia. Ciao Napoli! Guaglio! Il premio rivelazione, veramente un'estate indimenticabile. È stata una bella estate, veramente. Siete pronti, ragazzi, a farci ballare? Noi siamo sempre pronti, volevamo ringraziare tutta la gente, soprattutto qua. Per noi è stato uno spaccamento, perché il Festival Bar noi volevamo andare e spaccare, e l'abbiamo fatto. La ciliegina sulla torta è suonare a Napoli, che è la città che noi amiamo, la prima che ci ha supportato. Ragazzi, noi torneremo qui. E mi sembra il 16 ottobre a suonare ancora, questo per noi è il cuore. Noi abbiamo suonato la prima volta a Napoli e suoniamo ancora adesso qui. Grazie della medaglia. Io mi preparo, dai. Io credevo fosse lei. Preparati. Mi preparo. Lei, perché vince tutto. Tutto. Dunque, ragazzi, attenzione, preparatevi a ballare, alzate il volume anche da casa. Tranqui, funky. E allora, Articolo 31! Ma prima, una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3. Bella lì, Paola Folli con noi. Domani cosa può succedere? Innamorarsi, vai con la Basarda e senti qua. J.A.D. ai piatti. Dove sono le mani? Paola Folli con noi. Domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Domani. E tienilo con te, perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Oggi c'è in testa te, non so perché. Domani chissà, perciò se ti va, senti qua. I ricordi sono in fila e non mi mollano. Ad uno salgono e mi tormentano. Sono in para, noia dura, dolce tortura, paura. Quella sera, indeciso sul baciato meno, a parlare sul divano ore, la prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente dipendente, cotto immediatamente, ed era tipo che ci importa di domani, stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi, e ora non ci sei, domani è già arrivato, e brucia dentro sai, anche se ero preparato, e cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga. Gracias.
gira.